Ragazzi e ragazze, buongiorno, bentrovati. Siamo di nuovo qua insieme per fare una nuova ricetta. Vi ricordo, per chi ancora non l'ha fatto, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, che è completamente gratuito, così potete seguirlo e vedrete tante ricette che usciranno. Per chi invece ancora non l'ha fatto, in basso a destra c'è una campanella dove c'è scritto iscritto e iscritta. La cliccate e potete attivare le notifiche. In questo modo, ogni volta che arriva che esce un nuovo video, vi arriva la notifica sul dispositivo sul quale l'avete attivate e in questo modo non rischiate di andare a perdere il nuovo video in mezzo agli altri, diciamo, ma vi arriva la notifica che semmai vi può interessare, così potete visualizzare e non andarlo a perdere. Vi ricordo inoltre che in sezione playlist, quando entrate nel canale in alto, trovate la scritta playlist, cliccate, trovate tante cartelle suddivise per elettrodomestici, perché come sapete il canale è nato per la friggitrice, ma ne trattiamo anche tanti altri e ci piace cucinare, preparare tante cose anche con altri elettrodomestici e insegnare, aiutare chi ne ha bisogno. E inoltre trovate anche tante altre cartelle suddivise per genere, ad esempio pesce, pollo, biscotti, muffin, torte, eccetera, eccetera. Tutorial, soprattutto dentro tutorial trovate tutti i tutorial degli elettrodomestici che utilizziamo, ma anche approfondimenti soprattutto per la friggitrice d'aria e per la differenza tra Mambo e Monsieur Cuisine e la differenza tra forno e friggitrice d'aria. Ne trovate varie, andate nella cartella tutorial e potete visualizzarli. Detto questo, siamo qui per fare una nuova ricetta. Oggi utilizzeremo il nostro Mambo, ma vi do anche le dritte, le spiegazioni per il Monsieur Cuisine e anche per la planetaria, così tutti possono fare tutte le ricette che io vado a pubblicare. La cottura la andremo a fare in friggitrice d'aria, come sempre, e come sempre oggi utilizzeremo la Leave Kit 30 litri. Allora, andiamo a fare dei biscotti. È un pochino che non ne prepariamo, quindi oggi andiamo a preparare semplicemente dei biscotti danesi homemade, i famosi biscotti della nonna nella scatola di latta di solito blu che si comprano nei supermercati, biscotti al burro in pratica. Io mi sono procurata la formina che tanto desideravo, così andiamo a vedere se è un buon acquisto o se è stato un acquisto pessimo. E la voglio andare a utilizzare per fare questa ricetta. Le dosi per quanti biscotti escono ve lo dirò dopo perché non li ho mai fatti come sempre la prima volta, faccio tutto insieme a voi. Quindi la quantità dei biscotti ve lo dico dopo, mentre le dosi sono le seguenti, semplicissime. 335 g di farina 0 o 00, quella che preferite utilizzare voi, 70 g di zucchero, 150 g di burro freddo, un uovo medio, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Sono questi i nostri semplici ingredienti. Utilizziamo il Mambo, caraffa con le lame e potete utilizzare il Monsieur Cuisine. Fate le stesse cose che vado a fare io in pratica perché non cambia niente. Non andiamo a utilizzare il programma impastare per fare i biscotti nel Monsieur, ma fate precisamente quello che farò io. Allora, per prima cosa inseriamo nella nostra base. L'ho acceso, ah sì, l'ho acceso, pensavo che era spento. Per prima cosa andiamo a inserire la farina. Io ho già pesato tutto precedentemente. Ecco qua, inseriamo la nostra farina nella nostra base. Poi inseriamo lo zucchero. Mettiamo la vanillina, come sempre dobbiamo fare così perché sennò apriamo, ci esce, ci rimane tutta tra le mani e ogni volta facciamo la stessa storia. Ecco qui, apriamo bene e la andiamo a versare all'interno della nostra caraffa, in questo modo. Andiamo ad aggiungere l'uovo. E andiamo ad aggiungere il burro. Come vedete, io l'ho fatto tutto a fettine abbastanza sottili. Inseriamo. Eccoci qua. Con la paletta ci aiutiamo a pulire bene, così tutto il burro lo mettiamo all'interno. Ogni tanto qualche biscottino al burro per far felici i bambini ci sta. E noi stiamo attenti ovviamente con non esagerare con il consumo. Ma questo è un biscotto che va fatto assolutamente così.
chiudiamo la base, quindi chiudete la base anche voi e andiamo a impostare 20 secondi, vediamo se saranno sufficienti, a velocità 4. Fate la stessa cosa anche nel mambo. Mentre nella planetaria mettete prima la foglia, poi mettete tutto all'interno come vi ho fatto vedere io e più o meno dovete guardare un minuto, deve venire un panetto abbastanza morbido e lavorabile. Come vedete che si forma il panetto, vi fermate e lo mettete nel piattino che poi vi faccio vedere come procediamo. Ora impostiamo 20 secondi velocità 4 e azioniamo. Eccoci qua, io ho dovuto aggiungere un uovo, quindi scriviamo nella nostra ricetta un uovo in più, quindi due uova medie e 2 cucchiai di latte. 2 cucchiai di latte, mi raccomando, annotate, 2 cucchiai di latte e un uovo in più, quindi totale 2 uova. Ora andiamo a aprire la nostra base in questo modo e troveremo il nostro panetto che adesso lo andiamo a trasferire in un piatto. Deve risultare così. Ovviamente aggiungendo un uovo e il latte fate 40 secondi, mi raccomando. Qui c'è il nostro panetto che si riesce a lavorare abbastanza bene. Ora gli diamo una forma giusta. Ecco qui, da panetto. Eccolo qua. Lo mettiamo nella pellicola alimentare. Lo chiudiamo una volta per così, poi l'altra volta lo mettiamo sopra così chiudiamo la parte sotto. E lo mettiamo in frigorifero per 30 minuti, Facciamo riposare mezz'oretta in frigo. Ora prendiamo un tappetino in silicone o il tagliere, quello che voi usate, e il nostro mattarello con spessori e mettiamo lo spessore da 3 mm. Proviamo con 3 mm se va bene, se no mettiamo quello da 6. Voglio provare prima con 3 mm, Lo montate, lo stringete leggermente. Ecco qua. Prendiamo ora la teglia e l'impasto. Ecco qui il nostro impasto e una teglia antiaderente. Se avete una teglia che per caso attacca, metteteci la carta da forno. Siccome io uso la solita 30x30 che non attacca nulla, li andiamo a mettere direttamente nello stampo. Se li fate nella friggitrice a cassetto, potete metterli direttamente anche nella griglia. Ecco qua, questo è il nostro impasto. Ora lo dividiamo almeno in 2 parti. Dopo averlo diviso in 2, lo schiacciamo un pochino con la mano. Vediamo se ci serve poi un pochino di farina, Io un pochino di farina la prenderei. La mettiamo un po' sul mattarello, un po' sotto all'impasto. Così, così riusciamo a lavorare meglio. E andiamo a stendere la nostra sfoglia a 3 mm, Stendete un pochino così. E poi lo stendiamo anche dall'altro lato finché non raggiungiamo lo spessore dei 3 mm. Quando abbiamo steso l'impasto ai millimetri che abbiamo detto, e direi che vanno bene perché ne ho già fatto uno, direi che vanno bene così, andiamo e con questo stampino dobbiamo premere per dare la forma. Premete, staccate quello in eccesso esternamente. Poi lo andate a posizionare e premete. E come vedete l'impasto si va a staccare perfettamente. Quando abbiamo staccato l'impasto, con un coltello o con uno stuzzicadente, togliete quello, i vari tagli che ha fatto per fare la forma. Come vedete si pulisce perfettamente. E poi continuiamo, premete. Togliete quello in eccesso intorno, tutto intorno, così viene perfetto. Premete il tasto,
Poi piano piano con le mani, con delicatezza, lo andate a togliere e li mettete uno vicino all'altro finché non abbiamo riempito la teglia. Ecco qui la nostra prima teglia. Ne verranno sicuramente due cotture così, eh? Prendiamo un pennellino e in una ciotolina mettete un pochino di latte e li andiamo delicatamente a spennellare tutti. Così, in superficie. Ne spennelliamo 3 o 4 alla volta, così rimane comunque umido il nostro biscotto. In modo molto delicato, ovviamente, senza esagerare. E poi ci mettiamo sopra un po' di granella di zucchero. In questo modo. Io metto lo zucchero classico, il semolato, eh? Un pochino di latte e un pochino di zucchero. Vedete? La prima fila l'abbiamo fatta. Facciamo così con tutti i biscotti. Ora preriscaldiamo la friggitrice a 170 gradi 3 minuti e li andiamo a cuocere finché non sono leggermente dorati. Non andiamo a farli troppo scuri, mi raccomando. 3 minuti a 170, tutte le friggitrici. E andate a fare la cottura. Chi ha la friggitrice a due resistenze, piano centrale, chi ha la friggitrice a fornetto con una resistenza, piano più basso, dopo la placca raccogli briciole. In 8 minuti sono venuti cotti i nostri biscotti danesi, vedete? Ora ho fatto 5 minuti a 170 e 3 minuti a 175. Ora sto provando a farli direttamente a 175 gradi, così poi vi aggiorno. Questa è la prima cottura. Allora, farli direttamente a 175 va bene, 6-7 minuti quando la friggitrice è bella calda. Dentro la friggi ho un'altra cottura, vi faccio vedere però il risultato, come sono cotti in modo perfetti, lucidi, con il fatto dello zucchero, e sono cotti in modo eccellente. Si sente un profumino incredibile. Ne assaggiamo giusto uno, così facciamo vedere l'assaggio. Friabili e si sciolgono in bocca. Ovviamente, come ogni cosa, che sia biscotto, che sia torta, il giorno dopo sono più buoni. Buono. Non si sente neanche tanto quel burro burroso di quelli compri. Quindi direi che va bene. Allora, più o meno ne verranno 40-50, eh? Più o meno il numero di quello, dipende dalla grandezza della formina che avete. Dei biscotti danesi. Allora, come tutte le cose per le altre friggitrici, se avete bisogno di qualche minuto in più, fino a 8-9 minuti, 10, prolungate ovviamente, non fateli diventare troppo scuri, come potete vedere devono essere di questa colorazione. Vi lascio scritto sotto tutti i miei canali dove mi potete seguire, scrivere e contattare. Io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Detto questo, fatemi sapere se vi sono piaciuti, cosa ne pensate e come sempre io aspetto le vostre riproduzioni. Ci vediamo alla prossima. Ciao!